viaggiamo sperduti, non connessi. Vogliamo i like, mi piace. Vogliamo essere autoreferenziali. Ciò che non appare sui post, ciò che noi non postiamo su Facebook e gli altri, semplicemente non esiste. Se tu non appari sui social, sei invisibile, perché nessuno ti nota, nessuno ti vede e tu semplicemente non esisti. Ho sempre riflettuto sul fatto che il calendario vede due giorni uno appresso all'altro. Ieri carnevale, oggi la Quaresima. Ieri le maschere, oggi l'invito ad abbassare le maschere e ad essere se stessi, cioè autentici. La maschera vuol dire avere un ruolo, apparire agli altri, non per quello che si è, ma per quello che noi vorremmo che gli altri pensassero che noi fossimo. La maschera, l'immagine, l'idolo della visibilità. Tre volte nel Vangelo di stasera Gesù usa una parola: non siate come gli ipocriti. Gli ipocritessi in greco, la parola significa maschera. Ipocrita, gli ipocritessi in greco, raffigurava il mondo del teatro, chi usava le maschere nella commedia, nella tragedia teatrale, la maschera, l'attore, chi fa l'attore. Non siate come gli ipocriti, che hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tre volte lo dice Gesù: quando tu digiuni, non essere come gli ipocriti, quando fai l'elemosina, non essere come gli ipocriti, e quando preghi, non fare come gli ipocriti. Ma non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché il Padre tuo che vedi il segreto ti ricompenserà. Tre volte: Padre tuo che vede nel segreto. Cari amici, cari fratelli e sorelle, se siamo qui stasera ancora una volta quest'anno,